Un saluto a tutti dai giardini di Dedalo, siamo qui con l'associazione Cappella Futura. Ho fatto una sorpresa, sono entrato all'improvviso, stavano lavorando, ma si sono fermati un attimo perché stanno preparando per il presepe vivente. E prima cosa ricordiamo le date, così lo diciamo due volte. Buonasera a tutti, sì, il presepe vivente a Cappella 4, 5 e 6 gennaio dalle 18 alle 21. Una delle tante novità di quest'anno è che l'ingresso sarà per via Cappella Prima Traversa e si uscirà per l'ingresso che abbiamo sempre utilizzato. Per fare un percorso più suggestivo abbiamo preferito modificare l'ingresso. Ok, allora le persone devono entrare di là e poi escono di qua. Esattamente, entra da via Cappella e 200 metri più giù verso Miliscola dall'ingresso originale del giardino. Più roba dell'anno scorso, più casette, più gente al lavoro. Sì, rispetto all'anno scorso è stato, modificando l'ingresso, è stata la possibilità di fare un percorso più lungo, quindi più casette, più spazi, più personale. Abbiamo altri volontari che si sono aggregati durante quest'anno e stanno a darci una mano. Le nostre signore, che sono intaccabili, stanno qua già da una settimana e più ad allestire i dettagli. Siamo quasi pronti. Antonio, allora ripeti, prima presentaci i tuoi amici. Come si chiamano? Allora, Alfonso, consigliere dell'associazione. Salvatore, consigliere dell'associazione. Domenica è l'ultimo ingresso alla casa, alla famiglia di Cappella Futuro. È il più giovane, il più guerriero. Ok, allora ripetiamo l'appuntamento. L'appuntamento di nuovo con i nuovi... 4, 5 e 6 gennaio, ore 18:21, e l'ingresso è da via Cappella Prima Traversa. Okay. Grazie Antonio, ci vediamo ai prossimi... Grazie giorni. Paco, della tua disponibilità e grazie della sorpresa che ci hai fatto.